Así me estar, voglio aspettare che me passa. Non rinunciare ai vostri sogni, non sta rinunciare alla vostra terra. Luisa e Bilal sono amici. 2,50? Se ti porti casa, secondo me è meglio. Stiamo scherzando? Domanda i soldi a Luisa. Con Caterina Serra, che ha con me scritto il soggetto, noi siamo partiti da alcune riflessioni sì, su destino, corpo dei giovani un po' vittime del momento, e questo era un po' un macro tema che ci ha guidato. Poi abbiamo cominciato a raccogliere storie vere in tutto il nord-est che riguardavano famiglia, amori contrastati, tradimenti, ricatti, crisi, relazioni familiari difficili, che tutto questo volendolo romanzare lo abbiamo fuso con questa idea primaria appunto su futuro e corpo dei giovani. Si doveva fare le robe insieme, si doveva sputtanarlo quel merda. Ciao testi sky. Luisa com'è? Carina. Abbiamo lavorato su una sorta di spazio emotivo che comunque abbiamo tenuto come tappeto nero nello stomaco per tutte le riprese, quindi ovviamente tutte le emozioni dei personaggi un po' ci accompagnavano in questa cosa. D'altra parte però, come dire, il lavoro che abbiamo fatto di recupero ha a che fare più con la memoria emotiva. È stato il modo in cui noi non abbiamo subito il nostro lavoro, ma l'abbiamo agito. Non so, io non è stata una terapia senz'altro, però ho rivalutato, se non altro, culturalmente anche certe cose del mio passato. Gli ho dato un valore diverso. E poi vi odio tutti quanti e vi altri. Il film parla di molte cose, parla di speculazione edilizia, parla di speculazione del linguaggio, dai media, insomma, tante cose. Però tocca anche l'immigrazione, non a caso, come diceva Alessandro lo sa bene, che Bilal non è un nome italiano e quindi rappresenta un po' lo straniero in generale, l'altro, questa paura dell'altro che c'è in tutti i paesi. Come un albanese, quello che non tira. Sì, voglio dire che sei un albanese, poi vediamo cosa che risponde. Bilal fondamentalmente dall'inizio doveva essere uno più centrato, un po' più maturo rispetto ai suoi coetanei, non solo italiani, ma proprio perché aveva avuto questo vissuto. Ci siamo parlati molto anche sul fatto di far nascere questo personaggio anche dal vissuto mio, da esperienze mie qui in Italia. Tu devi fare qualcosa per lei, lei non può essere come tutti gli altri. Vai via! La sceneggiatura di per sé era una sceneggiatura anche classica. All'inizio i dialoghi in particolare erano tra virgolette fittizi, perché io sapevo che avrei voluto costruire dei dialoghi partendo da chi avrebbe poi interpretato i ruoli, dalle location scritte e anche da un lavoro singolarmente preparatorio in improvvisazione per arrivare a dei nuovi dialoghi. Tanto non te tira. La sua scelta artistica rispetto anche a quello che dovevamo fare sulle situazioni di improvvisazione era molto legata anche a un nostro modo di usare il corpo. Il lavoro perché le singole scene fossero molto vere ed energetiche passava dal fatto che loro dovevano essere per forza attraversati da una verità, e la verità si vede negli occhi. Non dovete mettere dentro il dito fino a quando non decidete di sparare. Realtà e finzione, anche questa è una scelta programmatica. Abbiamo da subito previsto di calare delle scene di finzione funzionali al continuare della storia all'interno di cosiddetti quadri di realtà e in uno schema di tragedia classica qual era dall'inizio il film abbiamo affidato a questi momenti di realtà il ruolo del coro che è appunto un elemento della tragedia classica.
Josca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Josca, 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 salta la mura, balla comì. Maria Roveran, che componeva e cantava da prima, sul set con me ha cominciato a pensare al fatto che dal personaggio di Luisa stessa potevano uscire dei pezzi e due sono stati composti e scritti per il film. Peraltro, le musiche di Maria, i cori, diventeranno una serie di concerti che Maria con gli Stag comincerà dall'8 aprile, il Piccola Patria Tour. Così è tardi. Fa tornare tutto indietro. Se morta stamattina.